nostri ragazzi sono giovani, mi vedete con una qualità video nuovissima, bellissima e mozzafiante. Tra l'altro mi vedete anche in live perché ho risolto il problema del legato, che semplicemente era il computer stupido che non mi legge tutte le prese USB davanti, attacco il legato dietro così me lo legge. E cosa stiamo a fare oggi qui su Ghost? Ovviamente stiamo perdendo tempo perché questo gioco... Non riprendo, ok, non l'ho preso. Comunque sto divulgando troppo, ragazzi. Andiamo direttamente al sugo del discorso. Nello scorso video, quello di riconoscimento. Oh, addio cane. Nello scorso video, quello di riconoscimento. Vabbè, nulla, dicevo, come nello scorso video, tipo, riconosciuto, cioè essere riconosciuto in pubblico, una roba del genere si chiamava il video. E in quel video avevo parlato, diciamo, di che mi ero incontrato con questo amico che si chiama Tonno. E la. Oddio. Oh, potevo fare una clip, solo che non sono forte e non l'ho fatta. Tutto porco. No! Guardalo, madonna, oh, sembra quello che taglia la carne. Così è il macellaio, macellaio. Joe e i suoi problemi con l'italiano. Negro bastardo. E vabbè, nulla, ragazzi. Dicevo, in pratica, quella sera con Tony ero andato a sta discoteca a Rimini, che si chiama Nero Paco, che è una discoteca all'aperto che ballavamo sulla spiaggia. Allora, vi accenno intanto già al volo un altro video che uscirà, che in pratica quella sera non avevamo portato i documenti, perché in pratica tutte le sere prima avevamo portato i documenti nelle discoteche dove siamo andati, e bevendo non ci avevamo mai chiesto i documenti. E abbiamo detto, vabbè, non portiamoli così, per sicurezza. Non portiamoli per sicurezza, ovviamente, di che è stata l'idea mia, porca madosca. E vabbè, semplicemente lì non ci hanno voluto dare i drink, però noi magheggi abbiamo fatto i magheggi e abbiamo bevuto lo stesso. Questa storia però vi parlerò in un altro video, ora andiamo avanti con questa storia. Vabbè, alla fine comunque ci abbiamo fatta bere tutta la sera, io e Manu siamo stati a ballare in mezzo alla pista sulla spiaggia, che tra l'altro comunque ballare sulla sabbia, proprio sulla sabbia, è tipo stancantissimo, dopo mezz'ora non sei sudato di più. E comunque noi tutta la sera siamo stati là a ballare, ci provavamo con le ragazze, ovviamente noi che siamo dei bellissimi ragazzi ci è andata benissimo, non è vero, non siamo né bellissimi né ci è andata bene, quindi... E vabbè, nulla, in pratica tutta la sera siamo stati a provarci con tante tipe diverse, ovviamente è andata male con... Oh, che brutto dire ovviamente, comunque è andata male con tutte le ragazze con cui ci stavamo provando, perché... Non so, le classiche. Quella discoteca non è la classica discoteca dove ci vanno le turiste vogliose di cazzo, tipo le finlandesi. No, ci vanno semplicemente i ragazzi che abitano a Rimini, si conoscono tutti a vicenda, che quindi si salutano tutti quanti quando vanno in discoteca. Ed è molto difficile provarci con delle ragazze. Cioè, provarci che funziona. Cosa? Allora, più o meno alla fine della serata, più o meno per le 2, abbiamo detto, vabbè, Manu, vaffanculo, balliamo tranquillamente. Vabbè, allora tranquillamente abbiamo iniziato a ballare, ovviamente eravamo abbastanza ubriachi quella sera. E alla fine, tipo, ballando, abbiamo visto di fianco delle ragazze che, tipo, stavano ballando la shuffle, quella che, tipo, infili passi così. Ovviamente, cioè, non avete capito un cazzo perché sono mezzo storto, ma comunque penso che la shuffle la conoscete tutti, tipo la canzone degli LMFAO, Party Rock Anthem, andate a cercare, capite cos'è la shuffle. E raga, sto divulgando troppo, cioè, già ho fatto una partita senza narrarvi niente della storia. Allora, vedo questi ragazzi di fianco che ballavano la shuffle, ho detto, oh mio Dio, raga, ma ballate benissimo. Allora, questi ragazzi erano molto più sani di noi, ci hanno comunque visto che eravamo ubriachi, allora ho iniziato a parlare. Erano 97, 98 e 99 questi ragazzi. Tra l'altro, una di quelle faceva il compleanno il giorno stesso, cioè la notte stessa che facevamo questa festa. E poi quando la discoteca è chiusa, queste ragazze, cioè così, di loro iniziativa, hanno detto, ragazzi, ma se andiamo a farci un bagno al mare? Tipo, io e Manu ovviamente eravamo, non è che volevamo dire di no, di più. Perché non perché non volevamo andarci queste live, perché avevamo bevuto, avevamo freddo, dovevamo tornare a casa, non sapevamo come tornare a casa, non c'erano pullman e dovevamo andare in acqua senza poi il cambio o cosa scosso. Quindi ovviamente gli abbiamo detto, ma certo, andiamo a farci sto bagno, perché no? E allora siamo usciti dalla discoteca, che comunque era all'aperto, era in mezzo alla spiaggia discoteca. Siamo usciti da quel bagno e siamo andati a farci un giro per le altre spiagge più o meno. Cioè, stavo facendo un giro e nel tanto è spuntato un nemico e non l'ho ucciso. E comunque con quelle ragazze ovviamente ci volevamo provare, perché comunque sembravano abbastanza porche queste ragazze, soprattutto per come parlavano. Cioè, tipo, ci hanno chiesto, ma voi ve l'avete, cioè, ci avete il pisello rasato? Cioè, tutte queste cose, siete vergini, tutte domande del genere, e che c'è abbastanza, cioè, ci mettevano in imbarazzo. Però noi oddio! Nulla, non ho fatto nulla, pensavo fosse tripla one bullet. No, raga, che no! Dai, ci stava sta tripla one bullet così mentre parlavo. E vabbè, in pratica arriviamo poi sulla spiaggia e alla fine non abbiamo fatto il bagno, perché alla fine nessuno voleva farlo. Comunque però ce li siamo portati in giro a spasso ed erano più o meno le 4 di mattino. Cioè, alle 4 di mattino a Rimini non ci sono più pullman. Eravamo lontani sia dall'hotel nostro, perché noi alloggiavamo in un hotel, sia da casa loro. E queste ragazze ci hanno chiesto, cioè, penso sia la cosa più, cioè, quando ci hanno chiesto, non è che mi è venuto il cazzo duro, di più. Cioè, ci hanno chiesto esplicitamente, proprio esplicito, così ci hanno chiesto: ragazzi, non ci sono più pullman a quest'ora, è un problema se veniamo a dormire in hotel da voi.
Ma non c'è problema, ma l'hotel mio e l'hotel tuo, ma vieni, ma che problema c'è? E tipo là eravamo eccitati come delle puttane, perché immaginatevi a portarvi tre ragazze e siete in due ragazzi in hotel e porca miseria, cioè una cosa pazzesca. Tra l'altro il proprietario dell'hotel è mio amico, quindi cioè lui mi fa: oh Gio, assolutamente devi bombartele tutte, cioè devi far il figo, sbombatele tutte così tranquillamente. E ho detto: figa, non c'è problema, venite l'hotel da me. E invece no, quello là è stato un grandissimo figlio di puttana, altro che bombare tutte. E vabbè, allora gli abbiamo detto: ma va, non c'è problema, andiamo in hotel. Ci siamo fatti più o meno 10 km a piedi. Sì, avete capito bene, 10 km. Oddio raga, anche qua c'è una bella clip, non ho fatto nulla perché ho fatto solo hit marker, quindi non c'era più una bella clip. Vabbè, a un certo punto, dopo questi 10 km di camminata, siamo arrivati all'hotel, al mio hotel. Stavamo salendo, gli faccio: oh Marco, c'è problema, si salgono anche loro, che non sanno come tornare a casa. Lui fa: guarda Gio, va che c'è un problema, perché loro sono minorenni, voi siete minorenni, come cazzo, chi si prende la responsabilità di queste ragazze? E dice: dai, vabbè Marco, ma che cazzo che succede una notte? Non succede nulla. Joe, io farei, cioè, mi dispiace, mi piange il cuore, ma vai, non posso proprio farveli salire. E tipo là ho detto: no, io non lo tollero questa, non la tollero veramente. Cioè, io non ci posso credere, ci siamo fatti tutta quella... No, potevo fare anche questa volta un'altra clip, porca puttana, solo che non so giocare io. E con quelle ragazze abbiamo fatto una figura di merda, ma veramente di merda, perché gli abbiamo detto: sì, non c'è problema, gli abbiamo fatto fare un sacco di strada per... Oddio! No, oddio, cosa c'è lì, cosa c'è? Miglia, quando inizio a sbarrettare queste ragazze di VKS faccio schifo, perché sparo un sacco di colpi e la mira vaffanculo. E alla fine nulla, con quelle ragazze poi ce le siamo portate, cioè le abbiamo portate vicino alla casa della nonna, che abitava più o meno a 2 km da lì. Quindi le abbiamo portate alle 5 del mattino, dopo aver fatto serate in discoteca, abbiamo dovuto riportare anche a casa, tra virgolette. E poi siamo dovuti tornare a casa a noi, cioè quindi immaginatevi quando siamo arrivati a casa, incazzati come delle iene, perché comunque siamo... abbiamo avuto una sfiga allucinante e comunque anche molto stanchi dalla serata e dalle camminate assurde. E siamo stati là a dormire non tutto il giorno, di più. Comunque ragazzi, quittiamo subito qua. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che anche la qualità vi sia piaciuta. Lasciate un bel like, un bel commento, comunque cercate di portarvi un bellissimo gameplay. Lasciate un like, un bel commento, ci vediamo con nuovissimi video su questo canale. State sintonizzati, perché comunque il prossimo video sarà... penso il mio compleanno, perché il mio compleanno è 18. E nulla, cercherò di portarvi sempre più video, sempre più qualità noissima e bellissima. Da giù è tutto ragazzi, bella.